Questa è la chiesa di Sant'Andrea che ha sostituito quella di San Rocco. Anche questa dista poche centinaia di metri, cioè 200 metri circa dall'area di Bramonti. La chiesa è stata costruita nel 1907, mi pare, dopo che erano un po' di anni che non aveva stato inaugurato nel 1907, sono dal Beato Cardinal Ferrari. Ed è stata recentemente restaurata, per cui sono rimessi degli elementi decorativi che negli anni 70 erano stati coperti con la pittura. Questo significa che comunque sia anche elementi relativamente moderni, architettonici, possono avere dei valori all'interno. Tra l'altro non è raro che quando una chiesa viene sostituita da un'altra, qualche arredo sacro venga trasferito. In questo caso all'interno c'è la bellissima Madonna Ligure del 600, Madonna di San Rocco appunto, quindi all'interno. Tra l'altro ci sono anche altre opere d'arte dentro, come un crocifisso sul fondo dorato, come la frescatura dell'abside fatta da Antonio Marioni della scuola del Beato Angelico, come un interessante pulpito in marmo che riecheggia il ciborio, che è in marmo e di cui due delle quattro colonne sono originali della chiesa di Santa Tecla, quella che era posta nel nord. Quindi due colonne sono tracciatesche. Le altre due sono state fatte quasi identiche dalla scuola del Beato Angelico, che come sapete la fanno molto bene, tanto è vero che da lontano è abbastanza difficile, cioè ci vuole un po' d'occhio per distinguere quelle vere e quelle false. E il pulpito ha quattro colonne, naturalmente tutte del Beato Angelico, ma tutte ispirate anche a quelle antiche di Santa Tecla, per cui anche una chiesa moderna da una facciata che non è propriamente ispirata,